Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con le Daily Tech News del mercoledì, ultima settimana prima delle vacanze, poi dopo l'estate chissà che cosa succederà, probabilmente mi ritirerò su un'isola deserta per la felicità di molti, non lo so. Però adesso vi racconto invece cosa succede nella giornata di oggi. Intanto c'è un nuovo BlackBerry che si chiama D-Tech 50, è un, in pratica un rebrand, un rifacimento, un adattamento al mondo BlackBerry dell'Alcatel Idol 4. 5,2 pollici di display, 3 giga di RAM, Snapdragon 617 all'interno, 13 megapixel di fotocamera posteriore, poi insomma tutte quelle che sono le caratteristiche dell'ultimo BlackBerry priva per quanto riguarda il software, no? Viene quindi riportato il mondo Android in quello BlackBerry, vedremo come verrà accolto dal mercato. Apple ieri ha annunciato i numeri dell'ultimo trimestre e bisogna dire che gli azionisti hanno reagito benissimo, addirittura più 7% immediatamente dopo l'annuncio di Tim Cook, perché in effetti è andata meglio di quanto prevedessero gli analisti di mercato. Intanto le vendite globali sono state di 42,4 miliardi, pensate che lo scorso anno nello stesso periodo sono state di 49,6 miliardi, però il dividendo è stato di 1,42, l'anno scorso era 1,85, ma gli analisti prevedevano 1,38. Bisogna dire che di quei 7 miliardi che mancano, più di 5 sono mancati in Cina, pensate infatti che in Cina si è passato, anzi quasi 5, da 13,2 miliardi di fatturato in tre mesi a 8,9 miliardi di fatturato nel corso di quest'anno. C'è un momento di rallentamento generale dell'economia cinese che ha avuto un impatto molto molto forte. Crescono le spese per lo sviluppo, la ricerca e lo sviluppo di Apple, 7,5 miliardi contro i 5,9 dello scorso anno. Scendono i guadagni per l'Apple Watch, l'anno scorso erano 2,64 miliardi, quest'anno sono 2,2 miliardi. C'è da dire che invece sono cresciuti i servizi, ben 6 miliardi sono stati guadagnati da Apple dalla vendita dei servizi, quindi pensiamo ad esempio ad Apple Music, è una crescita del 19% rispetto al precedente trimestre. Per quanto riguarda gli iPad, in discesa la vendita, 10 milioni di pezzi contro 10,9, ma meglio di quanto si aspettassero gli analisti che invece prevedevano 9,1 milioni di pezzi. Cresce il prezzo medio però di vendita degli iPad da 415 a 419 dollari, questo è l'effetto probabilmente dell'iPad Pro. L'iPhone vende meno dello scorso anno, sensibilmente meno dello scorso anno, pensate 40,4 milioni di pezzi contro 51,2 dello stesso periodo dello scorso anno, ma l'andamento dell'iPhone 6S è lo stesso del 5S, quindi tutto sommato insomma un trend che è positivo. Cosa sarà nel futuro? Beh, ieri Tim Cook ha annunciato molte cose, tra cui pare anche la realtà virtuale e qualche indizio sull'Apple Car. Oh, è tardissimo, ci è impiegato una settimana, basta così per oggi, prendo il dito, quello bionico, oh, è quello giusto, e spengo.